siamo con Adriano Pra, che è l'ideatore, il curatore di Fuori Norma, questa iniziativa. Ma la prima domanda è, diciamo, appunto, una definizione di Fuori Norma e il fatto che a noi piace molto proprio il nome, che dà l'idea di una sorta di illegalità, se vogliamo, di questa, della proposta, cioè al di fuori di tutti, come dire, i circuiti normali e normativizzati del cinema. Ma guarda, tutto questo nasce non da una volontà di essere per forza fuori norma, ma da una constatazione. Mi sono domandato alcuni mesi fa che cosa mi era piaciuto nel cinema italiano degli ultimi anni. Ho fatto un elenco di film, poi mi sono documentato ancora di più chiedendo ad amici, avete da suggerirmi dei film belli, non necessariamente fuori norma. È venuto fuori un elenco di film, da prima erano 20, ormai sono arrivati a 60, degli ultimi 12 anni, che hanno, secondo me, una caratteristica in comune: di non corrispondere alla norma del cinema di finzione e del cinema documentario. Il cinema di finzione ha delle regole molto precise, che sono storiche. Il documentario ha meno regole di solito, però ultimamente, col successo della formula cinema della realtà, ha cominciato ad assumere delle regole che a me personalmente non mi convincono, cioè che quello che è il documentario è ciò che rappresenta il reale. Infatti, nell'elenco di questi 60 film, la maggior parte sono dei documentari, ma dei documentari che non corrispondono al concetto di cinema del reale. Al contrario, sono film personali, film che, senza essere di finzione, anche se ormai la differenza tra cinema di finzione e cinema documentario è sempre più difficile da stabilire, comunque sono film con una personalità, sono film in soggettiva e non in oggettiva. Quindi, ti ripeto, non è una volontà a priori, ma è una constatazione a posteriori. Il fatto che siano tanti, io certo mi posso sbagliare, è il mio gusto personale, ma io è noto che io non sono un critico che si accontenta facilmente. Quindi, se uno come me, che ha comunque una lunga esperienza di visione del cinema e del cinema italiano in particolare, constata un numero così forte di film, questo significa, e parlo di film di lungometraggio e di mediometraggio, poi c'è tutto l'enorme, il vastissimo campo del cortometraggio nel quale ancora non sono entrato, questo significa che c'è una tendenza profonda del cinema. Parallelamente a questa produzione, che io definirei dal basso, nel senso che molto spesso questi film sono autoprodotti, che molto spesso questi film sono invisibili nei circuiti ufficiali, parallelamente a questo è sorta una serie di sale alternative. Ai miei tempi, mi ricordo, c'era il Film Studio e pochi altri, che contrastavano i cineclub, peraltro, non le sale commerciali. Oggi, se a Roma siamo riusciti a mettere insieme 20 sale alternative, cioè sale che non proiettano normalmente film del circuito ufficiale, vuol dire che il fenomeno è parallelo, vuol dire che l'industria del cinema non si è resa conto che è cambiato il panorama. Se io ho visto molti di questi, anzi tutti questi film, io non li ho visti nelle sale commerciali, li ho visti in sale come questa dell'Apollo 11, perché gli autori mi hanno mandato un DVD, non necessariamente un DVD commerciale, perché li ho visti sul web. Quindi vuol dire che è cambiato anche il meccanismo della distribuzione e dell'esercizio. È un fenomeno che mi sembra così importante, per cui ho voluto creare
un'associazione culturale fuori norma, un sito www.fuorinorma.it per far sì che questo cinema non solo sia visto, ma si affermi con orgoglio e non come qualcosa di marginale. Perché se quantitativamente, benché quantitativamente 60 film in 12 anni non sono una minoranza, ma qualitativamente sono una maggioranza. Quindi questi cineasti, questi autori che vivono normalmente isolati l'uno dall'altro, che hanno gli stessi problemi, io vorrei, in quanto critico che non scrive più, o meglio, che scrive anche, ma che soprattutto vuole agire, la critica come azione, vorrei che questi autori si unissero e facessero sentire forte la loro voce, perché non si tratta soltanto di un problema di esigere visibilità, ma di far capire che il mondo cinematografico, non voglio esagerare, è cambiato profondamente. E questi segnali sono segnali che le istituzioni dovrebbero prima o poi capire. Noi questo festival l'abbiamo fatto fuori norma anche da un punto di vista finanziario. Non siamo partiti dal fatto che vogliamo fare un festival, dateci i soldi e poi lo programmiamo. No, prima lo facciamo e poi se arriverà qualche cosa saremo ben contenti, ma intanto la cosa importante è farlo con entusiasmo e con amore, esattamente come hanno fatto questi cineasti e come hanno fatto queste sale. Ci sarebbero varie domande, una è sul criterio di selezione, lei ha detto è molto personale poi in fondo, però diciamo si è seguito anche, come dire, una linea per cui far vedere un film tra quelli che ha visto era più importante di altri, cioè c'era una motivazione, uso un termine che forse è sbagliato, di politica culturale, chiamiamolo così, non so. E poi come noi, come dire, che diciamo, facciamo l'esercizio critico, possiamo tutelare davvero poi questi film che hanno una loro fragilità, appunto, che è produttiva, di visibilità? Come possiamo fare? Beh, parlandone. Appunto, io non credo molto, onestamente, nella parola scritta. Come critico, fin dai tempi in cui lavoravo al Festival di Pesaro, facevo il Film Studio 70 o dirigevo altri festival, ho sempre creduto molto nel fatto che la critica debba agire, quindi superare la semplice soddisfazione di dire ho visto questo film, mi è piaciuto molto, ne scrivo per quelli che... Perché mi ricordo ai tempi di Cinema e Film, a un certo punto mi dicevo, ma chi ci non solo chi ci legge, ma chi li vede i film di cui noi parliamo dicendo meraviglie? E a quel punto ho smesso di fare cinema e film e ho cominciato a fare il film studio, farli vedere. Questo è un problema, ma è un problema che secondo me oggi è molto più facile risolvere che in passato, perché il digitale ha cambiato molte cose, non soltanto nel modo di fare i film, ma nel modo di farli vedere. Questo è fondamentale e dobbiamo approfittarne di questa grande facilità. Esiste un cinema, non è come ai tempi del... Io mi ricordo l'articolo 28. L'articolo 28 finanziava, cioè dall'alto, finanziava dei film che nessuno vedeva. Bisogna dire che giustamente nessuno vedevano perché erano veramente brutti e spesso c'erano speculazioni dentro, cioè c'era adesso è molto diverso, adesso c'è una volontà produttiva, una volontà creativa, espressiva, che grazie al digitale consente di fare dei film di lungometraggio a costi molto contenuti, che ha solo il problema della visibilità. Anche se, ti ripeto, ci sono i canali attraverso i quali io li ho visti, il web è una meraviglia.
da questo punto di vista, consente di vedere delle cose che altrimenti sarebbero invisibili, quindi tutto il panorama è cambiato. L'industria, che è secondo me radicata su vecchissimi modelli, mi viene in mente una cosa che ha detto credo Rutelli: dobbiamo fare delle sale cinematografiche come negli stadi, in cui sono i ristoranti, i punti di raccolta, cioè delle aberrazioni totali. No, noi dobbiamo cambiare completamente il modo di visione, che non è più la società non è più una società verticale che dall'alto finanzia il basso o protegge il basso, è una società circolare. La crisi economica che c'è stata in tutto il mondo, secondo me, è stata una crisi salutare, perché ha convinto la gente che certi vecchi modelli di vita erano superati e sono superabili. Basta non adorare il dio denaro, ma adorare la vita, adorare il fatto di essere insieme, di costituirsi in una unità appunto circolare.